invece sono bellissimo, come siete proprio di un e questi invece sono bravissimi. Sono i bambini delle scuole del Valdarno a scoprire prodotti della terra dell'Orto Solidale di Terra Nuova Bracciolini, coltivati da 5 persone socialmente svantaggiate e destinati alle mense del Valdarno. Un progetto, penso, molto positivo sia per quanto riguarda il valore, insomma, un po' della filiera corta, quindi il produrre la materia prima per poi fare la trasformazione sempre all'interno con delle caratteristiche sempre diciamo solidali, e per poi presentare proprio il piatto al bambino che mangia in mensa i prodotti che vengono prodotti nell'orto. Gobbi. Tutti, gobbi. C'è tutto, anche salata. Tutte le mattine si coglie. Coglie, la mattina coglie qui. Sì. E poi si portano alle mense per cucinare. Quattro ettari di orto ricavati nello spazio verde attorno all'impianto di compressione del gas naturale. Un progetto a quattro mani nato dalla collaborazione tra Beta 2 e SNAM. Attenzione all'ambiente, ma anche un'idea di sostenibilità un po' diversa che abbiamo cercato di sviluppare. Cioè abbiamo cercato di capire il modo migliore per poter creare un vantaggio anche competitivo, quindi un valore anche economico sul territorio, attraverso un'iniziativa che è questo, un orto nella rete. Un inno alla filiera corta, al chilometri zero e soprattutto all'agricoltura biologica. Di noi ci si può fidare, insomma, so come dire. Io so come si lavora, io so come lavoro e quindi insomma gli arriva senz'altro cioè, cose. Si trattano bene, insomma, e le piante. A concludere la giornata di festeggiamenti del primo raccolto, il cooking show di Simone Rugiati, una performance basata proprio sui prodotti dell'orto di Terra Nuova Bracciolini. E se a chilometro zero le verdure o la frutta arrivano a maturazione sulla pianta e automaticamente finendo la maturazione sulla pianta sono belle e ricche di sapore. Le cose che vengono comprate di importazione ovviamente vengono raccolte molto più acerbe, quindi maturano in cella a frigo e il sapore alla fine ovviamente non ce l'hai. Questo cosa comporta poi? Comporta che avendo già una materia prima buona non devi arricchirla di troppi grassi, troppo sale che viene usato in maniera spropositata da noi italiani eccetera, quindi è più buona al naturale e automaticamente si mangia meglio, più sano.